Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e benvenuti a questa 31esima puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Bene, volevo farvi una sorpresa ma mi sono fregato sul titolo del video, ma fa niente. Allora, come avete sicuramente letto dal titolo, come ripeto, la sorpresa era che ho trovato un tempio nella giungla. Ma perché ho trovato questo tempio nella giungla? Perché di punto in bianco la mia mente contorta è andata dentro la giungla? È andata dentro la giungla perché... E dovevo fare un oggetto da farvi vedere. Però per farlo serviva uno smeraldo. Lo smeraldo non l'avevamo. E studiando e ristudiando. Sì, perché la mia mente da testa da scivolo studia anche. Ha studiato l'MFFS, cioè il Module Force Field System, se non mi sbaglio, qualcosa del genere. Ho studiato per quanto riguarda sia la scissione che la fusione nucleare, ovviamente in Minecraft, non nella vita reale, perché sennò a quest'ora chissà che fine avrei fatto. E ho studiato, diciamo, varie cose che vi dovrò far vedere, quindi si andrà avanti parecchio, soprattutto perché man mano che sto studiando sempre di più mi sta piacendo. E adesso vi faccio vedere il tempio, e man mano che andiamo dal tempio vi spiego tutto quanto. Su, dai, mi sto già... vedi, la mia testa da scivolo sta già scivolando. Basta, stop. Piccolo aggiornamento, ragazzi, per non tornare indietro dopo. E che ho tolto tutto quanto qua dentro nel generatore. Infatti adesso è un generatore a niente, perché non genera niente. Infatti qua ho messo un bel tappo e penso che faremo tre vasche per il generatore nucleare, per il reattore nucleare. Qui ho cambiato, ho rimesso di nuovo la battery box, perché ho fatto due calcoli e alla fine dei conti non ci conviene la battery box, perché la battery box com'era? Energy cube, non la battery box, ecco. Ho tolto l'energy cube perché facendo due calcoli non va bene, perché comunque sì, è comodo per portare in giro l'energia, però non ne tiene abbastanza, e quindi ho deciso di mettere di nuovo la battery box che è già piena. Qua ho messo l'interruttore per staccare i generatori quando dobbiamo fare lavori. E niente, però l'energy cube dove l'ho messo? Non me lo sono mangiato. L'ho schiaffato qui nel gruppo di continuità. Sì, così almeno la corrente che viene prodotta viene qua dentro. E appena c'è la necessità nella battery box si scarica man mano e via. Diciamo, va bene, questa qua è stata una bella idea. Quindi prossimamente, già vi dico, cominciate a procurarvi l'uranio, perché nelle prossime puntate faremo sicuramente il reattore nucleare, che penso funzioni. e niente, allora, bene, dicevo, dovevo fare un altro oggetto in questo video, però come dicevo, che non vi dico ovviamente qual è l'oggetto, ve lo dirò nella prossima puntata o appena troveremo lo smeraldo, quindi mettetevi in cerca di smeraldi. Dovevo fare questo oggetto qui. E serviva lo smeraldo, sono già 8 volte che ve lo sto ripetendo. Però come ben saprete, o come chi non sa, quindi non lo sa, va bene, praticamente gli smeraldi si trovano nel bioma dell'Extreme Hills o Extreme Hill Edge, cioè nel senso, quando l'Extreme Hill Edge è sempre uguale all'Extreme Hills, però è la parte dove si formano le colline, cioè praticamente collegamento tra un bioma e l'altro. E lì si trovano gli smeraldi dall'altezza 4, vedete ragazzi, ho anche studiato molto, anche bene. Dall'altezza 4 fino a 40 o 30, vabbè, comunque noi andremo all'altezza di solito dei diamanti, 13,62 13 12. E niente, quindi vado in cerca di sto bioma Extreme Hills, che poi fortunatamente ho trovato, e poi rigirando ho trovato anche una mezza scorciatoia. E mi sono ritrovato in mezzo alla giungla, pensando che mi stessi avvicinando proprio a questo bioma. E mentre giravo vedo una costruzione fatta di caccole e di pietre. Poi pensaci, ma chi cavolo è che l'ha costruita? Poi dopo ci sono andato a pensare, ah, è vero, sono i templi che si trovano. Non è vero, tutta una storia inventata. Ho visto la costruzione costruita di Moss Stone, ho detto, voilà, abbiamo trovato il tempio. Mi fermo qui, metto il puntino, finisco di cercare l'Extreme Hills e domani videazzo, sì, quello. Niente, lo scorso video sembra che sia venuto bene, diciamo, per quel fatto che dicevo che avevo cambiato scheda video, quindi va bene, anche se non c'entri più di tanto. E niente, ecco, ci stiamo avvicinando al punto wow. Quindi in questo video, ahimè,
non so se siete contenti o scontenti, quel che siate, e non vedremo nuovi macchinari, ma bensì vedremo questa costruzione fatta di caccole, ovvero di pietre attaccate con le caccole. Vedete che sono pietre, poi verdi intorno, quindi quelle presumo siano caccole degli scheletri o degli zombie o zombie sciolti, diciamo, qualsiasi cosa. Comunque, dai, parte gli scherzi, scherzi a parte, sì, dai, come sia sia. Andiamo a vedere, ragazzi. Io già vi dico una cosa, prima di entrare, innanzitutto devo trovare l'entrata. Secondo, non so come funzionano, perché io ci gioco pochissimo. L'entrata. Ah no, era una finestra. Cioè, non li cerco io queste cose qua, l'ho trovata così, sì, bello, ok, ciao però. Bene, allora, penso che l'entrata sia tipo questa, quindi scaviamo un po'. Ma non è l'entrata, però ci entriamo lo stesso. Permesso? Ok. Ah, l'entrata era sotto. Scusa, ti rimonto subito. Ah, come vedete, ragazzi, ho già della roba. Perché devo far vedere cosa ho fatto. Perché ho fatto una cosa nuova. Sì, non un oggetto, ma una cosa nuova nel mondo. Ah, questo è il piano di sopra. Vedete, bello, bello, bella la camera da letto. Sì. Con vista sugli alberi. Mezza marcia. Ok. Ecco, è arrivato lo scemo di turno che non ha visto che le scale erano di fianco. Bene, c'ho due torce? Così almeno, perché sennò non vedete sicuramente. Allora, qua era l'entrata. Torcia! Una, ho detto. Allora, se non sbaglio, qua sotto sono le leve per fare i giochetti. Qua. Scheletri qua non ce n'è. Ah, qua sono le leve per fare i giochetti. Qua sicuramente c'è qualche trappola. Eccola lì! Vedete? Filo per trappole. E intanto l'ha sparata lo stesso. Va bene, però l'ho rotta subito. Qua c'è il coso che lancia le frecce. Una cassa, ragazzi. Ah, ecco. Dov'è il coso che spara? Qua, quindi. Ok. E, ragazzi, so che non vedete, ma non ho più torce. Quindi, aspetta, facciamone un po'. Sì, quanto carbone ho messo? Quanto carbone? Questa è l'euforia. Piazziamo una torcia qui. Cassa. Due diamanti. Sì, ma perché non potevano essere smeraldi, ragazzi? Non vi ho fatto vedere a casa, ragazzi. Ho fatto un altro tunnel. Fortunatamente, benedica. Non so come volete dire, come vogliate dire. Ma ho trovato un tantissimo diamante. Tanto che il tunnel bore me ne ha trovate 7 lingotti. Me ne ha trovati. E infatti, oh, mi tocco un po' le mie sferette come al solito. Perché, oh, è sempre buono trovare diamanti. Però. Beh, andiamo bene, sto trovando. Allora, andiamo lì a giocare con le sfere. C'era la TNT qua in giro? No, quello era nel deserto. Allora, vediamo un po', l'ho aperta. C'è un'entrata qua da qualche parte, se non sbaglio. Sì, però non deve venire buio, ragazzi. Perché sennò poi come vi faccio vedere la cosa nuova? Non mi ricordo se c'era l'entrata qua fuori di sto pezzo qua di fango. Oh ragazzi, sì, sono nabbo io su queste cose, già ve l'ho detto, che io. Dai, non far buio. E se non sbaglio le entrate sono qua fuori di solito. Sì, ecco il piccone, va bene lo stesso. So che non vedete niente, ma non ci credo che sia qua. Vabbè, se diventa buio io vado lo stesso, ragazzi. Mamma che nabbo, mi sto facendo una brutta figura da solo. Però una volta ho trovato un'entrata dal fianco, non so il perché. Oh, mi sono stufato. Ritorniamo dentro. Permesso? Oh, che ci fai te qua, sta vacca? Vediamo un po' se è questa. Ah, ecco com'era. È sceso qua il cubo, quindi è qua l'entrata, su. Forse così?
No, oh, e tra un po' qua spacco tutto. Una leva la devo tirare giù. E se ne scende sto cubo. Quindi se io tiro giù questa. Allora io sono cretino. Qua due, si sono mossi due pistoni. Sembra. Oh! Perfetto. Per trovare cosa? Due diamanti. Ferro. Vabbè, dai, oh. Sembra un buon bottino. Steel, perfetto. Abbiamo un'armatura in steel. Buttiamo sti caccoli. Prendiamoci le ossa e buttiamo altra cobblestone. Perfetto. Bene, ragazzi, dai, siamo riusciti ad aprirlo. Adesso però devo riuscire a uscire io. Perfetto. E scusate la mia inabilità, eh. Allora, spada alla mano. Mano alla spada. E andiamo. Sì, aspetta, però devo cercare anche di non ammazzarmi. In preda alla foga che è buio. Ora, buttiamoci nell'acqua per sicurezza. Voilà, Extreme Hills, laggiù. Andiamo. Buio, andiamo lo stesso. So che non si vede niente. Eccole lì le Extreme Hills, non so se voi le vedete. È che quando registra, l'ho detto, quando registra o YouTube comunque scurisce un po' il video, quindi si vede un po' più scuro. Già si comincia a vedere qualche lucina se vedete bene. Perché lì ci aspetta una piccola, ma veramente piccola sorpresa insieme a quel creeper, quei due creeper laggiù che ci stanno aspettando. Bene, ragazzi. Fa tutto parte del gioco e il gioco fa tutto parte della parte. Qua abbiamo due scelte, o passiamo da qua. C'è pure un Ender cazzo laggiù. C'è una cosa, passiamo da qua. Risolviamo la faccenda. Creeper, scheletri, bene, bene. Allora, ragazzi, ecco, sono stato zitto perché ero in preda al panico. Piazziamo un attimo i vetri e poi vi spiego il tutto. Perché piazzare i vetri? Perché sembra che i mostri non attaccano dai vetri. Oh, ah no, uno. Oh, ok, allora dicevo, questa è la mia casa, molto carina, senza soffitto. No, soffitto ce l'ha. E niente, questa qua è la casetta, diciamo, del minatore, l'ho chiamata. Perché la casetta del minatore? Perché qua ho deciso di fare una nuova miniera. Ho messo quel che serve, un crafting table, una fornace e una piccola cassa. E qua ci sto mettendo un po' le cose che trovo. Un po', ecco, questo, ci possiamo mettere un po'. Armatura di steel ce la mettiamo. E le cose che mi avanzano così via dicendo. E niente, dicevo, questa casa piccola casettina che poteva essere semplicemente una trapdoor come questa qua per scendere giù di sotto, però ho deciso di fare tutto l'ambaradam. Ci manca un lettino perché in questo caso, come in questo caso, almeno si andava a dormire. E niente, comunque, lo scopo di tutto sto coso piccolo 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 è un buco. Voilà. Scendiamo, e la vita è tutto uno scopo per un buco, dai. Allora, no, questa è una cosa cattivissima. Lanciamoci giù. Pa! E siamo altezza, come ho già detto, 13. Allora, ho cominciato a scavare per la serie un diamante per sempre. Trovate anche qua del diamante. Bene, per dire che sto trovando diamante dappertutto, e sfregandosi sempre le sferette. Lapis lazuli. Redstone. Sì, redstone e gravel, vabbè. E qua abbiamo piazzato il tunnel bore. L'ho puntato in questa direzione per il semplice motivo che è quello che è praticamente la direzione dell'Extreme Hills. Perché se lo puntavo nella direzione opposta andavamo in direzione di casa nostra, del rifugio. Però non c'erano, lì non c'erano le Extreme Hills. Appena troveremo dello smeraldo, a patto che lo troviamo.
A patto che lo troveremo, da qua si bucherà o da questa parte qui e si arriverà fino al nostro rifugio, anche perché ho continuato a scavare col tunnel bohr, per questo ho trovato anche altri diamanti, per cercare di arrivare almeno verso queste coordinate, almeno con la coordinata Y, poi dopo con la X, vabbè, andremo dritti. Allora, mettiamo in moto il tunnel bohr, che già ho parlato troppo. Visto che ho trovato questi diamanti, farò anche una testa di diamante, sicuramente la testa del tunnel bohr. Togliamo questi 20 binari e mettiamoci, vabbè sì, dai, mettiamoci tutti, dai. Allora, accendiamo, c'è tutto, sì. Voilà, vai, scava, scava. C'ho solo due torce, facciamo ancora un po' di torce. Io che abbondo sempre con la carbonella, col carbone. E niente, allora, mettiamoci l'armatura anche. Ma che bella armatura! Allora, ragazzi, dai. Quello che devo farvi vedere, vi ho fatto vedere. Ho trovato anche su di sopra, man mano che giravo. Niente, non ve lo faccio vedere. Volevo vedere se trovavamo delle smeraldi, ma adesso ancora qua è troppo presto. Sto azzardando proprio di brutto. Vi faccio vedere cosa ho trovato. Giusto per non concludere il video così e lasciarvi insoddisfatti. Delle stupidaggini, però delle stupidaggini che ci serviranno. Sperando che si stia facendo giorno, perché già mi sono stufato. Mamma, quante scale! Dovremmo fare anche un ascensore, vi farò vedere come farlo con la Railcraft. Ah, ecco, con la scusa. Ecco, così almeno aspettiamo un attimo anche se fa giorno. Con la scusa che dovremo fare la ferrovia, perché la faremo per congiungere il rifugio, il nostro rifugio, con la nuova miniera, diciamo, almeno miniera per trovare gli smeraldi. Poi vedremo se tenerla sempre qua la miniera o se riportarla laggiù. Comunque dovremo fare questa ferrovia lunga più o meno, quanto è? Almeno 400 metri, quindi 400 cubi, e ci vorranno 400 binari. Dovremmo anche utilizzare, vorrei utilizzare almeno la Railcraft, fare qualche piccola stazioncina e man mano che passa dei biomi, così almeno ci posso fare un tombino e uscire su di sopra. Comunque poi vi farò vedere, utilizzare una locomotiva. Ci sarà l'occasione di sfruttare ancora la Railcraft. Bene, allora vi faccio vedere queste due piccole cose che ho trovato. Allontaniamoci da qua, così almeno c'è qualche creeper, visto che già mi è successo che mi ha sfondato mezzo. Dai, cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? C'è pieno di Enderman qua. Guarda lì. Sono a fare le passeggiate, ma non lo so, guardalo lì. Allora, ragazzi, ecco cosa ho trovato. Sono le zucche. Ho trovato le zucche. Ne raccogliamo uno. Dai, raccogliamo con voi. C'è uno spazio? Sì, io voglio. Raccogliamo uno giusto per farci i semi. Dite, le zucche. Intanto le zucche sono più difficili da trovare. Sono più rare dei diamanti. Spawnano. Ho studiato anche questo. Vedete, ragazzi, quanto ho studiato. Spawnano più sì, raramente. Rispetto ai diamanti. Già avevo detto radiamente perché avevo studiato troppo per il generatore nucleare. Un'altra cosa che abbiamo trovato è un bel Stronz Creeper. Vieni qua. C'è uno dietro. E un'altra cosa che abbiamo trovato che ci serve sono le canne. Le canne da zucchero. Ecco. Armare. Raccogliamole, così almeno possiamo piantarle e possiamo cominciare a fare un po' di librerie per incantare. Dai, proveremo. E niente, ragazzi, dai, le cose che dovevo farvi vedere ve le ho fatte vedere, perché comunque, come ho detto, questa puntata macchinari non ne facevamo. Vi lascio con questo bel panorama, almeno a me piace il panorama dell'Extreme Hills, tanto che se avessi saputo avrei costruito l'Extreme Hills, però dovrei dovuto girare troppo. E niente, allora, vi lascio qui e nella prossima puntata, sperando di aver trovato uno smeraldo, voi sbrigatevi a trovare lo smeraldo e anche dell'uranio. E vi dico un'altra cosa, accumulate anche il monazit ore, perché inizialmente era un po' strano, però adesso ho capito a cosa serve, quindi cominciate ad accumulare uranio, che serve per la centrale nucleare, monazit ore, che serve per una cosa che dovremo fare, e lo smeraldo per un'altra cosa, quindi già vi anticipo. Una novità che farò,
scusate che mi sto, se mi sto dilungando, è che adesso nei video, visto che Nicola Dorsi mi aveva chiesto la mappa e il modpack, penso che metterò il download direttamente del modpack col salvataggio mio già dentro. Quindi faccio il backup della mia cartella, ve la passo, o solo del salvataggio. Adesso farò due esperimenti. Comunque, all'interno ci sarà il file, leggimi o readme, come vedrò come mi gira la mia testa da scivolo. Con scritte le istruzioni per come farlo funzionare. Sto continuando a dire bene. Allora, un gran saluto a Nicola Dorsi, che non si deve fare problemi se mi dice castronerie, perché come ho detto anche nel video, siamo qui per divertirci. Diego Sabina, che ci ha dato un gran consiglio su cosa fare anche nei prossimi video, quindi vedremo un po'. Cosi 2000, Gianlumina come al solito, e vorrei salutare Totten98, che si è messa a ridere come un pazzo quando ho detto recampare nello scorso video. Bene ragazzi, allora per questa puntata è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se non vi è piaciuto non mi piace, e se vi iscrivete sarò felicissimo. Ragazzi, da Mr. Tech è tutto, finalmente, ciao a tutti!